Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e in questo articolo ti voglio descrivere come sono andati i lavori in questa incredibile villacca. Villa H perché è il nome del progetto con il quale Cristian Baldacci e Alessandro Piracini, che sono i progettisti, gli architetti che hanno creato questa bellissima villa, insieme a tutti noi artigiani che abbiamo lavorato, hanno vinto il premio di architettura nel 2014. E qui le particolarità quali sono state? Sono state le grandi vetrate scorrevoli, l'esigenza di avere un'estrema sicurezza, anche se non erano previste nessun tipo di oscuramento esterno, quindi nessuna tapparella, nessuna persiana, perché il design doveva rimanere più pulito possibile, e avere un'elevata luminosità all'interno degli ambienti. Siamo riusciti a trovare la soluzione con degli infissi in alluminio termico e dei vetri blindati in classe 3. Chiaramente, come dico sempre, non basta il vetro blindato, ma tutto l'insieme deve essere in equilibrio, altrimenti basta un punto debole e non si ottiene la sicurezza. A livello invece di schermatura solare è stata ottenuta con le superfici della casa, quindi con le superfici aggettanti, con le strutture opache che gli architetti hanno disegnato in modo molto elegante e anche molto funzionale, perché quello che le cose devono essere belle ma poi devono lavorare bene. L'altra cosa importante è che abbiamo scelto un vetro completamente trasparente, quindi non trasparente, scusami il gioco di parole, ma extra chiaro. Quindi un vetro al quale è stato tolto la componente in ferro all'interno che lo rende verdognolo e rimane un vetro completamente trasparente. Qui si ha un effetto molto più luminoso e si abbina bene all'architettura moderna e ai colori della casa che puoi vedere qui di fianco nelle foto. Poi un'altra particolarità di questa casa, un altro elemento unico, è ad esempio la porta d'ingresso. Mi ha realizzato questo portone da 3 metri per 3 metri, completamente vetrato e apribile a bilico, e blindato e sicuro e quant'altro, e questo elemento si va a integrare all'interno di questa torre di vetro che collega i due corpi della casa, la zona notte al piano primo e la zona giorno al piano terra. Poi ci sono degli altri elementi in acciaio molto belli, come dei frangisole, delle modanature in putrella, la scala che diventa mobile. Diciamo che le particolarità qui non mancano, come anche tutti i cancelli sono stati realizzati su disegno degli architetti, come anche il gazebo che è stato realizzato successivamente. Ricordo ancora, mi fa sorridere questa cosa, nel 2013 quando abbiamo posato i serramenti già utilizzavamo il sistema Bisacchi, quindi avevamo tutti i nastri di tenuta, le barriere a vapore, e i nastri termospandenti, e gli altri artigiani che ci vedevano lavorare, cioè facevano delle facce che non avevano mai visto, ci chiedevano ma che cos'è, ma cosa serve, cosa... Ecco, è importante che quando si realizzano delle ville di un certo tipo e si vogliono raggiungere traguardi estetici e prestazionali, che tutte queste cose vengono fatte nel modo corretto, altrimenti il risultato potrebbe essere qualcosa di molto lontano dalle aspettative. Invece oggi siamo nel 2020, sono passati 6 anni da quando sono andato a abitare, perché abbiamo finito i lavori nel 2013 e poi se non ero nel 2014 sono andato a abitare. I clienti sono molto contenti, continuiamo a lavorare per loro e l'aspetto della casa lo puoi vedere nelle foto, l'aspetto della villa è veramente molto bello. E ti voglio lasciare con una domanda: quanto contano per te gli infissi in una villa come Villa H? Se la risposta è che contano molto, vai su www.bisacchi.it e richiedi una nostra consulenza. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace e attiva le notifiche per il canale. Segui il canale per non perderti il prossimo. Ciao e al prossimo video.